Ok, buongiorno signori, oggi controllo il pennino. Non era questa la notizia che volevo darvi, ma che altronde brutta non trovare il pennino perché mommy servirebbe il pennino. Trovate il pennino proprio qua. Impostazione! Oggi proveremo la creazione di YouTube. E anche per fare una cosa molto 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 importante. Allora, no, indietro. Crea dall'inizio. Maschio. Allora, mo dovremmo provare a evitare al massimo YouTube. Voglio farlo però più bellino. No, con la barba. No, la pelle, la barba, voglio. Con la barba, ma non la pelle. La pelle bianca. Vabbè, è un vizio proprio di questo. C'è una cosa. Vediamo. Una faccia normale senza le cose normale, il capello, le cheveux, metteremo questi. Non mi somiglia, mi somiglia un po', boh. Ok, non mi somiglia, ragazzi, mi somiglia. Allora, sopracciglia mi somiglia ancora di più. Allora, poi gli occhi molto espressivi, ma i più belli di tutti, proprio che simboleggiano l'affetto del mondo, sono questi. Vai, va benissimo. Allora, il naso lo facciamo così. La pupilla niente. Allora, adesso ecco, vai, la barba da uomo. Vai, perché ha due nasi. No, li fatto. Adesso lui è piuttosto alto e piuttosto magro. Chiameremo YouTube. Ma che sto facendo, guardare YouTube. No, ma no. Beh, lui è YouTube. Ok. Condivido, sì, il compleanno oggi. Non usa il computer oggi a 14. 14.3. Ok, salva. Sì, voglio salvare questo. Lui sarà YouTube, il nuovo me. Però vi piace. Questo servirà per fare una cosa addirittura più elegante di quell'altra. Aspetta, devo spegnere lo computer. Ok, guys. E mo mi esce Nintendo Video che vuole le notifiche, ma no. Super Mario 3D Land. No, aspetta, ci vuole per forza la cosa. Super Mario 3D Land. Ecco, è così che fa. Per questo useremo il mini YouTube per creare il file di Super Mario 3D Land. Let's go! Vediamo. Allora, ecco, adesso questo è il mio file. Potete vedere che potete vedere le stelle. No, è così, non si vede.
Però se si vede, se si guarda bene, si vede la luminosità. Spero la vediate. Adesso mettiamo un'inquadratura buona. Creeremo un nuovo file. YouTube. Eccolo qua. YouTube. Eccolo qui il nostro file. Vale, è stato creato. Let's play. Natura sul schermo di sopra. La risata malefica di Bowser. Che strazio. Non porta niente di buono quindi questo. Ecco, trovate che si lamentano. Ma hanno notato qualcosa che Mario non ha notato. La lettera di Bowser. Bowser sarebbe che Peach che afferra. E Bowser si vede che ha rubato tutte le foglie tanuki da quell'albero. Mario quindi deve andare a recuperare. Corri Mario, corri! Finora pure la musichetta. I Toad che corrono. Mario che sta ancora a zero. Inizio il giochetto di New Super Mario Bros. 2. Non ce la faccio. Non ho più sbalato comunque. Allora, anche questo cercherò di completarlo al 100%, ma non vi assicuro niente di meno. Allora, prendiamo le prime due one-up segrete. One-up! Poi, adesso penseremo dopo. Ma non si sa se, vabbè, che il 100% sarebbe avere almeno tutte le stelle, poi avere le stelle luminose sarebbe... Vabbè, non ce la faccio. Teniamo il fungo di terra. E soffiando tutte queste cose, che vedete queste qua che toccando se ne vanno, con un soffio verrebbero spazzate tutte quante. Però con il soffio nel microfono. Non so se farò anche... Vabbè, non credo di no. Allora, questa è la fregatura dell'anno. Che molti penserebbero questa là, però invece sta qua. Non la prendo. Si vede Mario che rientra in scena. Una curiosamente. Adesso, trucco per non sprecare power up, perché io ci tengo. Ok, non li sprecherò. Volta. Vai, 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 hoppa, Mario, proprio scarso. Allora, eccolo, qua non ci sono i punticini, quelli là di ogni New Super Mario Brothers, e abbiamo appena intravisto la ultima moneta, le stellina lì. Allora, let's go. Iperpresa da giganteschi maestri del giochetto. Adesso cosa fare? Prendere questo, perché così questo si trasformeranno in 10 monetine. Questo è il mio trucco per prendere tutta la moneta. Con quella pasta e è nostro. Adesso qui è obbligatorio prendere la one up. Non per voi se non volete completare, ma al 100% ci vuole che prendiate la one up in tutti i livelli. Non so se riuscirò a completare il mondo 1 completamente. Comunque ogni livello che farete sarà sempre il grandioso
coso lì, il salvataggio automatico. Risalva ogni livello che fate. Io non me ne importa niente di quello che esiste in questo mondo, quindi vado a caso. Vederlo in 3D però fa, si nota più la 3D con quella parte lì. Vi consiglio, qua è un consiglio mio ma non è obbligatorio, per un pelo, di prendere il massimo delle cose che sarebbero 3 corone. Per prenderle poi vi farò vedere io un trucchetto. Allora, quindi adesso vedremo un trucco che non so se avete scoperto anche voi. Sono stato il migliore. Qua almeno. Qua però c'è. Farlo. Io mi sono già dichiarato morto. A quest'ora. Guarda che stronzo. Non ti dico questo cosa. Allora prendiamo la mia Raccoon Mario. Mario Tanuki. Ti chiamo il salto, facciamo un... Mannaggia il babbega, ma... No, ma dai, sto facendo pena. Questo nuovo metodo di registrazione fa pena. Almeno guardate il lato positivo, sto registrando. One up anche al secondo livello. Come vedete c'è bisogno di un'intonazione molto adatta ai nuovi video nintendari. E questo è uno dei blocchi leggendari obbligatori da fare. Abbiamo 6 monete, io ne ho 310 nel mio file 100%ista. Ma questo è proprio una cavolata da avere. Prendiamo il fiore, prendiamo la moneta, prendiamo tutto quanto. Adesso possiamo di fine per dire hai trovato una medaglia stella. Se street pass attivi con il mistero che hai visitato il tuo, mi verranno inviati ad altri giocatori. Anche tu potrai ricevere dei nuovi cubi mistero dagli altri tramite street pass. Buon divertimento dei prossimi cubi mistero. E a quanto pare mo si addormenta il nostro cubo mistero. E passiamo al terzo livello. Poi ci sarà il quarto che sarà diverso da tutti gli altri. Prima di tutto inquadriamo bene il Toad, che è lui, colui che ci darà la prima moneta stella che troveremo qui. Poi c'è un cubo mistero, ma un cubo mistero diverso dal normale, in cui ci sono altre non monete stelle ma tosto monete. Non ho mai finito di finire, ma credo sia quasi vuole. Stavo per cadere. Questo è una piattaforma che dipende dal lato in cui sei, se sei a destra, a destra, a sinistra, a sinistra. Non prendete una teglia sensore, voi si vola verso l'infinito. E oltre, con una stellina vil che va pure oltre. No, non lo devo prendere, non si discute. Ma che schifo, devo prendere una buona app. Vabbè, basta che abbiamo preso questo particolare oggetto di cui avremo strettamente bisogno, che sarà il Raccoon Mario, che lo chiamo sempre con Mario Tanuki. Ecco, io lo chiamo sempre Tanuki Mario. Ecco che Mario si dirige, ma non si vedono le nuvole. Sì. Adesso prendiamo la mia prima moneta stella. Ovviamente che sarà l'ultima, si vede dal touchscreen, ma il touchscreen non si può vedere in questo preciso momento.
se andremo di sicuro alla One Up. Ed è One Up. E finiamo pure il terzo livello. Ed è sacra espressione tonica. Non molti videogiocatori ce l'hanno questa espressione. Dovrebbero essere temporali. Spero vi piace il mio mi creato. Per attivare il livello 4 c'è bisogno di 3 monete del che onte formeranno il livello 4. E Mario quando lo vede si immobilizza. Perché non si sa, ma è meglio che questo livello lo faccio in questo modo. In questa maniera, perché mi trovo meglio. Che è stato anche difficile adottare la tecnica di nuovo. C'è mia madre. Io voglio, voi. Sì. 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 Esattamente sì. Vai. Preso qualcosa! Scusate! Interruzione urbana! Devo andare a cacciare qualcuno! La cacciata è stata annullata perché ella ha deciso, o meglio egli, ha deciso di smetterla di parlare. Cacciato in corso. Let's go! Vuole un'altra cacciata. Bello che non ho neanche data la prima cacciata. Vuoi fare questo allora? Vuoi fare questo allora? Bravo, infatti questo allora non bisogna farlo. Se un giocatore esperto non dovrebbe mai sbagliare. Questo dovrebbe essere esemplare da tutti. Questo è un gruppo mistero che ho addirittura completato io da solo. Per farlo bisogna premere sempre prendi pure 10 monetoni. Prendiamo pure un ewanebo. Non pensavo che quello si potrebbe trasformare in un ewanebo. Questa è una parte che odio, ma nel vero senso della parola odiare. Ecco perché la odio, perché mi fa sbellare le cose. Minecraft, come si chiama? Non è possibile. Sono troppo. E dai, è Mira, proprio Mira, ma quella Mira che dovrebbe essere esemplare a tutti. E vola! Ma dove? Vola! Ha volato! È volato! Allora, questa è l'ultima portone, si tolta, si prende una buona poesia, accede all'ultimo livello del mondo 1. 1, 2, 3, 6, un numero che sì. Allora. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 8. Monde. Qua ha detto che c'è un regalo con una casa Toad. Quale è un regalo che rifiuterò assolutamente. Lo sapete? Odio i fiori di fuoco. Non so perché mi vanno antipatia. Ma è l'ora di finire tutto ciò.
in un ultimo livello. Guardate, ammirate il castello finale di Super Mario 3D Land. Siamo arrivati in una parte. Che sta dicendo? Questo è il castello numero 1 in cui incontreremo Bowser e lo sconfiggeremo per davvero. Ma sarà il vero Bowser? O sarà un fake? No dai, è vero Bowser. Lo dice uno che ha giocato mille anni fa. Perché mille anni fa non c'era ancora il 3D. Non ci credo! Ragazzi, andate a rivedere quella parte in cui sono stato zitto e guardate i movimenti che ho fatto. Io ero sicuro che dovevo morire, lo schivo in un modo. Dai, sono unito. E neanche voglio essere. Che schifo. Quello di fare wall jump. Salto al muro. Qui vedremo una faccia orrida. Il nome è... Toad. Il Toad era quello rosso che è fuggita senza di noi per andare a salvare la principessa. Ecco a voi il vero Bowser. Ma quello vero è ha utilizzato il potere della foglia. Infatti ha dietro di sé una foglia, c'è una coda. E quello è un aiuto molto prezioso. Perché anch'io al posto della coda spinosa avrei scelto questa coda. Il suo peso enorme però non fa crollare il palco. Finalmente abbiamo sconfitto il vero Bowser! Cosa? Gumbo. Stata proprio una fregatura. Ci siamo impegnati così tanto. Io ho perso 1500 anni per arrivare qui dentro. Piccolo Uma. Solo per una battaglia con un piccolo Uma. Ma l'avrei ucciso. Oggi e ora. In realtà quello Uma l'ho ucciso. Andiamo il mondico 1. Non è stata proprio non è proprio un dono che io finisco il mondo 1 perché è una cavolata. E ci vedremo nel prossimo episodio, prossima parte di Super Mario Bros. 2, di Super Mario 3D Land, ha già sbagliato il nome, che non so come sarà il titolo, ma se non mi state capendo, utilizzate anche voi le zippole per capire cosa fa, capito? Se avete zabido vedete la prossima parte, così se avete capito diventerete ancora più sapienti, come anche peggio dell'uomo sapiens. L'uomo sapiens sapiens diventerete il nuovo l'uomo sapiens sapiens sapiens, sarà proprio l'uomo 3S. S è l'abbrevativo di Sapiens. E il prossimo puntata.